Buongiorno a tutti, siamo in compagnia di Gabriele Insolito. Ciao a tutti. Allora, classe 2003, esterno, cresciuto nelle giovanili del Genoa e l'anno scorso all'Alessandria. Quest'anno prima stagione all'Asti ed esordio in Serie D. Come ti stai trovando? No, diciamo che per l'inizio del campionato molto bene. Già dall'inizio delle preparazioni si è capito che comunque ho fatto un passo avanti rispetto alle giovanili, è completamente un altro calcio, ma tutto sommato bene, i compagni ottimi, i più grandi soprattutto, ci hanno aiutato già dal primo giorno con tanti consigli e aiuti per integrarci al meglio. Ecco, che campionato pensi che sia quello di quest'anno? Come stai affrontando le partite? Come pensi che siano le squadre avversarie? Allora, io premetto che di non conoscere comunque, è il primo anno che comunque sono dentro questo campionato, dentro la Serie D. È un campionato molto, molto equilibrato, comunque molto difficile per parecchi aspetti, sia per il lato, diciamo, dalla parte fisica, la parte atletica e tutto rispetto alle giovanili, è tutta una cosa diversa, però comunque un campionato molto equilibrato e ci sarà da divertirsi. Ecco, una brutta sconfitta però domenica scorsa contro la Castanese, ma ora è il tempo di guardare al Chisola che arriverà nuovamente in casa domenica alle ore 14:30. Come state affrontando la preparazione di questa partita? Allora, purtroppo sì, abbiamo avuto questa brutta sconfitta in casa, davanti ai nostri tifosi, davanti alla nostra gente, ma ci siamo subito rimboccati le maniche, subito già da martedì, dall'inizio della settimana. Abbiamo cambiato pagina, abbiamo voltato pagina e siamo pronti già da domenica a rifarci e guardare avanti, che mancano un sacco di partite, ancora un sacco di punti, può cambiare qualsiasi cosa, può succedere qualsiasi cosa. Certo, che è quello che ci auguriamo. Gabriele, ti ringraziamo per questa intervista e ti Grazie a facciamo voi. in bocca al lupo per tutto il campionato. Va bene, grazie.